mio Dio, io ho capito cosa devo fare. Scheißenferin! Sono il creatore di Chicken Ca... Non ci credo. No! Vabbè, io intanto spam. Allora, dove ci siamo lasciati l'ultima volta? Madonna, mi voglio mettere... Tra l'altro l'ultima volta è finita in uno sclero atomico, io che stavo veramente per impazzire. Quindi iniziamo con il perlustrare questa nuova città. Eccola, dove cazzo devo andare? Devo andare in quel cannone, molto probabilmente. Ah dai, qua non sembra troppo difficile. Mo' ho parlato. Ok, l'altro cannone è là. La cosa c'è? Tipo delle entrate segrete. Eccola, dovevo puntare un po' più in alto. Vabbè, poi ce n'è uno sopra la torre. Ah, cazzo, è vero, non l'ho visto. Vabbè, ci vado ora. Ma cosa mi serve questo cannone, perdonatemi? Cioè, totalmente inutile. Io punterei direttamente a quello lì giù. Ok, mo devo andare lì. Porco Giuda. Vai, vai, entra. Boh, godo. L'altro cannone dovrebbe stare là, perché io lo riesco a percepire con la visuale. Sì. Era il checkpoint. Ah, vi sareste mai aspettati... Devo andarmene da Ravenna, devo tornare in Sicilia. Insieme ai miei simili. Non mi merito di stare in queste terre. Mio padre è mafioso, ma come... Ah, ma aspetta, guarda. Ma cosa c'è là dentro? Vabbè, non lo voglio sapere, voglio andare direttamente al checkpoint, se no sto gioco non lo finiamo mai. Ma dai! Dai, rimbalzino. Bene, 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 piano, piano, piano. Non devi rotolare giù però. No, 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 no. Meno male che era facile, ecco, vedi. Cioè io mi metto a parlare e invece non riesco manco ad arrivare a sto cannone, che è una minchiata col... Ok, basta, concentrazione. Perché questo è un gioco di tattica, vedi. Cioè devi letteralmente pensare a quale carte mettere in campo, a quali mostri devi dare il mana. E tuo padre nudo. Oh! No! Lo manco. No, ho cotto il pollo! Tra l'altro, siamo tutti d'accordo che i nuggets del McDonald's li puoi mangiare solo al McDonald's. Solamente là! È pazzesca sta cosa, ma com'è possibile? Cioè, tipo il Krabby Patty per me. Cioè, i nuggets del McDonald's sono assurdi. Oh, guarda! Boom! Boom baby vai! Come disse Joker! Grazie user 492 per la sub! No, non era così la battuta, scusate. Vabbè, e l'altro cannone dove sta? Come faccio ad arrivare là? Cioè, devo fare un lancio missile con circuiti di 1000 valvole. Dai! Dai! Zio Pera, entra! Oh, poi devo andare lì. Ah no, è una moneta! E allora dove straminchia devo andare? Dietro il ponte c'è il cannone. Di là... Oh mio Dio, io ho capito cosa devo fare. No, 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 è inconcepibile. Devi spararti dentro il tubo del fienile. Quale tubo? Quello. A parte che non riesco a percepire il tubo. Ok, là. No, pio la lama, pio la lama, pio la lama, pio la lama. E invece no. Voglio entrare, dai. Come fai a vedere i cannoni? Io vedo solo alberi. Ma infatti io non so come fate a vedere i cannoni. Io so che ce n'è uno sull'auto e basta. Vabbè, ci provo, guarda. E dopo l'autostrada sulle rocce, è vero, è là. E come faccio ad arrivare a quel cannone? Mi sa che devo andare per forza dentro il tubo. Non ho altre alternative. Dai, 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 cammina, cammina, pollo di merda, cammina. Vai, vai, scheißenferin. Vai, Franz. Dall'altro lato, Franz. Sono il creatore di Chicken Cannon. Non ci credo, aspetta. Innanzitutto, ragazzi, salutate il creatore di Chicken Cannon, che ci sta aiutando a impazzire. Ci aiuta soprattutto a capire dov'è il continuo. Le auto lo utilizzano alcuni speedrunner. Oh, guarda che questo è perfetto. Lancio perfetto. No, questo è perfetto, ragazzi. Cioè, se non entro ora, impazzisco. Vabbè, penso che impazzisco, sì, penso che adesso mi metta a urlare, adesso tipo urlo e impazzisco. Dai, dai, sta rotolando, vai, rotola, bastardo, vai. Allora, pollo di merda, se tu non entri immediatamente dentro quel cannone io mi sento male. Entra, ti prego! Oh, guarda dove cazzo devo andare. Cioè adesso probabilmente devo passare da una di quelle finestre. Seconda, siete sicuri? È la 3.
Ok, questo sembra un lancio interessante, ma io più che altro non percepisco dov'è il prossimo cannone. Dalla 4 non ci passo, ma nemmeno dalla 3, nemmeno dalla 2, nemmeno dalla 1 ci passo, non passo a nessuna parte perché sono un pollo sulla roccia marrone, capito? E il prossimo dovrebbe essere quello, ma come ci arrivo là? Cioè, come ci arrivo là? Ci deve essere per forza qualche altro cannone che porta da qualche altra parte. No, 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 no! Dai, non fermarti, vai! Rotola, ma che problemi hai? Rotola, rotola, come rotolone di Ben 10, cosplay, guarda, rotolone di Ben 10. È stato un braccialetto alieno a renderlo così. E ora i suoi poteri, con i suoi superpoteri, lui se ci proteggerà, è Ben 10. Oh, guarda che gli è piaciuta la canzone di Ben 10. Oh, adesso, sesso, sta là, vedi, sta merda. E come ci arrivo là? Devo sparare qui. Come ci arrivo là, scusatemi? Non ci credo, io impazzisco. Cioè, sta uscendo dalla porta e non entra in quel cazzo di cannone. Entra in quel cannone! Oh, adesso, cioè, se voi vedete, il cannone sta là. Come faccio? No, devo uscire dalla per forza e farlo sbattere. Dalla 2, dalla 2 come faccio? Il cannone è esattamente qua dove sto puntando. Se io sparo dalla finestra in alto, lui finisce di là. No, io devo passare di qua, ne sono più che certo. Devi passare sotto il camion. Ho capito. Non ho capito. Qualcuno ha detto KFC perché sto per nuclearizzare questo pollo. Dai, questo entra per forza. Ma si blocca all'inizio, Terenzio. Se sbatti sulla porta ci arrivi al camion. Però capito, cioè io devo calcolare di sbattere sulla porta. Cioè, ma che cazzo, ma cosa deve fare? Cioè, io ogni volta che tornavo a casa dopo scuola in Sicilia così era. Dobbiamo sistemare i trasporti, porca troia. Non va bene, non va bene, non va bene. È arrivata YouTube Dance, dai che prende pure te. C'è qui Murri che bestemmia, te la manda pure a te. YouTube Dance, Murri c'è. Fa le gare clandestine con il Liberty su GTA. Occhia Giampi con la 600, qui per vostra fortuna. Leccami le palle, X-Mur. No! Ma che c'è un raid in tibetano? Ma che sta succedendo? Che vuol dire? Sì, hanno visto una live sul pollo e sono arrivati gli ambientalisti cinesi. Guarda, ho ammazzato un pollo, avete visto, ambientalisti? In realtà è un videogioco, non è morto nessun pollo. Però voi comunque vi mettete a piangere. Scemi, scemi, scemi. Porca... Cammina! Merda, 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 puh, cammina. Guarda, oh, però sta rotolando. Ok, allora, dalla finestra non ci passa, devo sbattere sulla porta. Bravo, bravo, bravo. Secondo me devo andare là e rotolare, però devo colpirla più al centro. No, è impossibile. Cioè, capisci che la traiettoria ha qualche problema? Ma c'è qualcuno che ha speedrunnato sto gioco, veramente? C'è qualcuno tipo che non esce di casa, che sta tutto il giorno chiuso in casa? C'è che l'ha finito tipo in un'ora, boh, che ne so, perché io sono tipo 14 settimane che sto provando a finire sto gioco, non ce la faccio. Boh, gli unici persone che saranno riusciti a speedrunnarlo sono due cinesi, un coreano e un russo, boh, che ne so. Boh, comunque ormai sono diventato pure bravo ad arrivare a questo cannone, eh. Ho parlato. Sono diventato improvvisamente Franchino il criminale. Ora, devo puntare esattamente al centro. Veramente, amici, amici, è impossibile. Questo è impossibile. Prossimo giro provo la seconda finestra. Come dite voi? Come stai, Poldo? Non vedi? Sto impazzendo. Sto male. Sto male. Sto come Poketonks quando gioca ai Pokémon. Male, malissimo. Cioè, non so se Poketonks stia male quando gioca ai giochi Pokémon. Penso di sì. Ha detto come sta Goldo. Ah, Goldo purtroppo è morto, ragazzi. Ha avuto la celofanite e è morto. La celofanite è quando praticamente hai i polmoni che si incelofano, non col celofan. Seconda finestra, io mi fido di voi. Giolitti. Giolitti, da quando hai abbandonato l'Italia stiamo messi malissimo. Allora, terza finestra è troppo. Devo lanciarlo lì praticamente. No, ho preso il...
troppo. Sì, comunque lo potevi mettere il... cioè, scusa, questo è un messaggio al creatore. Lo potevi mettere un checkpoint magari là. Cioè, è veramente frustrante passare 500 milioni di volte su sto tubo. No, no, pesche! Nadia, pesche! Mi chiamo Nadia. Da ora in poi chiamatemi Nadia. Allora, devo puntare proprio così, quindi. Più a destra. No, troppo a destra non posso, raga. Posso provare a farlo al centro, più in alto, affinché sbatta sul sopra della finestra e io finisco sotto il camion. Una delle due posso provare. Kawaii, sono kawaii! Potere del kawaii! Potere kawaii! Potere kawaii! Scendi, Dio cane! No! Sei veramente una cazzo di cacca. Sei una pezzo di feci. Una cazzo di buono di merda. Cioè, io come lo spiego il 5 al proprietario di casa quando gli devo parlare di me per vedere se mi lascia in questa casa, eh? Cioè, cosa gli dico? Cioè, io sono un 21enne che per mangiare gioca un pollo e si mette a piangere perché il pollo non entra nel cazzo di cannone nonostante sia a 2 centimetri. Zio Pera, entra in quel cazzo di cannone, porca. Oh. Molti anni passarono finché un giorno. Faccio una passeggiata. Ecco, mi sono sentito preso in causa. Guarda, io. Ma è possibile finire sto gioco? Scusami. Il record è di un giapponese, 14 minuti. Che t'ho detto? Sarà qualche cinese. Sarà qualche cinese che è stato a finire sto gioco. Porca miseria. Cioè, perché tu dici speedrun, ma è effettivamente finibile sto gioco. Si può finire, io non ci sono mai riuscito. Cioè, tu l'hai creato e non lo riesci a finire. Ma come? Cioè, io come devo fare a vivere in un mondo del genere? Allora, andiamo a vedere il cinese che ha finito sto video. Allora, lui va qua. Poi punta la punta dell'albero e aspetta. Cioè, lui aspetta che passa il camioncino arancione e spara subito. Guarda come io non ci riesco. Ah, intanto siamo qua noi. Vabbè, ci provo così a cazzo di cane, tanto non ci riuscirò mai. Vabbè, appurato, ora sbatto nel camion, bla 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 bla. Vai, vai là, pollo di merda. Vacci. Niente, si sta allontanando. Allora, lui punta qua. Ovviamente io non l'ho caricato al massimo. Possibile. No, ragazzi, se ci riesco grazie al video di sto tizio, non c'è proprio, mi sento male. No, è l'altro. Ci provo l'ultima volta, poi basta. No, l'ho fatto troppo alto. Ce la potevo fare. È quella giusta. Fidatevi che è quella giusta. Fidatevi di me. Vi fidate di me? Oh, oh, oh! Ci provo l'ultima volta, poi basta. Vaffanculo. Il creatore ha detto di passare sotto il camion. Non ho letto. Quindi devo passare dalla porta. Cioè, io non ci credo, ragazzi. Io non ci posso. Io non ci credo. Io non ci credo. Siete dei pezzi di me. Siete degli stronzi. Chat, sentitevi in colpa. Chat, vi dovete sentire in colpa. Siete dei bastardi. Siete dei bastardi. Capito? Vi dovete sentire in colpa. Io è dall'inizio della live che dico: devo passare sotto il camion. E tutti: no, devi passare dalla finestra. Devi passare dalla finestra. E ora dove cazzo devo andare? Devo andare tipo lì, vero? Orca troia. Troppo a destra, troppo a destra. Ma non è nemmeno il checkpoint, fra. Ma capisci che è impossibile? Capisci che è impossibile questo stage? Capisci che è veramente malato questo stage? È da persone cattive che vogliono farti impazzire. Ma ora ce la faccio, guarda, guarda che adesso ce la faccio. Altro che, adesso ho capito. Adesso è tutta una discesa. Adesso devo fare come l'ultima live, faccio un discorso motivazionale e lo finisco subito. Perché ragazzi, l'importante nella vita è che le persone attorno a voi devono rendersi conto che voi siete bravi. Siete bravi e non devono assolutamente concentrarsi sul fatto che voi per una volta li avete trattati male. Capita di trattare male qualcuno, non c'è niente di male. L'importante è essere
essere a posto con la propria coscienza, stare bene e non sentirsi inferiori a nessuno. Porco Dio, cane. Scusate, ragazzi. Godo in provincia di Ravenna. Godo in provincia di Ravenna. Godo in provincia. Ma guarda, basta, fa breakdance. Mauro, dall'altro lato, Mauro. Ma voi ci pensate che ci sono persone che fanno scuola di parkour? Cioè, scusatemi, vabbè, sarà pure bello. Tutto è parkour se lo dici mentre lo fai, vero? Parkour, 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 parkour. Parkour diur. Elden Ring. Oh, Elden Ring ha funzionato per farmi entrare. Ora noi dobbiamo puntare esattamente qua. E invece no, e invece no, perché sono un pollo di merda. E quindi quello che faccio nella vita è morire per colpa degli esseri umani che mi mangiano perché sono inferiore. E l'apex predator di questo pianeta è l'uomo. E io non posso fare altro che sopperire all'uomo. No, in realtà l'apex predator di sto pianeta è l'orca, però non posso fare niente per sopperire all'uomo. Vabbè, io intanto spam. Ora devo io puntare là, più in basso però, tipo qua. È impossibile, è impossibile. Non ho toccato niente, non ho toccato niente. Ce l'ho fatta, vedi? Bastava un attimino di concentrazione. Questo è il lancio perfetto, ne sono sicuro. Ma in cosa hai sbattuto? Nella mia ciollona hai sbattuto, nel mio enorme pisellone hai sbattuto. Ma era un lancio perfetto! Perché non c'era? Cosa devo fare? Perché è buggato? 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 Perché ok, devo stare attentissimo, devo stare attentissimo, devo stare attentissimo, devo stare attentissimo. No, 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 no.